Alla Casa di Alti Formaggi si assaggia oggi il pecorino toscano di OP e non mancheranno le sorprese. Proviamo a scoprirle. Beh, essendo essa una sorpresa, non lo possiamo dichiarare già in apertura. Ci sarà una sorpresa, ma la sorpresa sarà duplice, perché il disciplinare del pecorino toscano dà delle possibilità di lavorazione di questo formaggio, della sua cagliata, e stasera ne vedremo una versione che è la versione attuale, che è diversa da quella che di solito ci si aspetta pensando al pecorino toscano. Vedremo e degusteremo i pecorini nella versione a pasta cruda. A ore 12 avete il 60 giorni, a ore, sono le 5 queste, le 4 o le 5 avete 10 mesi. E poi dall'altra parte alle 7 avete il Mister X. Ragioniamo sui primi due. Prendiamo in mano il giovane, guardate l'elasticità che ha questo pezzo di pecorino. Lo annusiamo e poi ragioniamo insieme. Dopo 60 giorni abbiamo ancora delle note lattiche assolutamente interessanti. Direi che è un latte fresco, però questo tradisce già la sua origine, perché insieme al lattico fresco troviamo già un vegetale interessantissimo. E forse sta già girando anche qualcosa di tostato. Mettiamolo in bocca per valutare se dalla bocca gli aromi che mi ritornano sono congruenti con gli odori che abbiamo sentito al naso. Avete notato che grazie al caldo di vitello l'animale, la pecora, è stata domata benissimo. In bocca per me è interessante l'aspetto di dolcezza, la mancanza del sale al centro non l'abbiamo assolutamente sentito, non ho sentito grande dolcezza. C'è una acidità molto 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 bassa che ci sta e che sta bilanciando il tutto. È chiaro che se adesso nel sottocosta noi trovassimo del sale, ne abbiamo già parlato, l'acido e il salato si esaltano a vicenda e di conseguenza avremmo qualcosa che potrebbe anche essere fastidioso. Andiamo a vedere. Colpo di scena, sale non pervenuto. Assolutamente godibilissimo. Prendiamo in mano il secondo pezzo, quello che avete ore 4, ore 5, proviamo a romperlo. Qui sentiamo una burrosità importante. Qui c'è qualcosa che richiama il brodo, che richiama quella serie di profumi. Brava ancora, ma che funziona poca, la patata resta. In bocca cosa è successo qua? È quasi friabile, cominciamo a sentire la struttura del taglio assolutamente fine con cui è stata tagliata la cagliata. E cos'è arrivato in fondo di tipo olfattivo? È arrivata la pecora. Non è un animale che disturba, ma c'è, è presente. Qui comincio a dire, l'ho fatto io. È tempo di rivelare l'identità di Mr. X. Il servo del fondatore. Siamo all'ultimo. Questo è stato stagionato in grotto. Questo vuol dire tanta umidità, vuol dire temperature basse. Profumi. Ha una grossa acidità, sicuramente sì. Ma c'è anche brodo di carne umano, questo secondo me. Cioè, sono odori evoluti, intendo dire. Quando lo metti in bocca, parte dolce, ti appare il salato, grandissima solubilità, poi la parte olfattiva sparisce, ti resta l'acidità, ti resta la parte tattica. Cioè, a me escono i cristalli che, da un punto di vista tattile e bocca, sono sempre un elemento di discontinuità e sono affiancati dal sale. (Applausi)